Ora Aveva si registrerà la preannunciato conferenza. la sua assenza stasera per motivi di forza maggiore e qualcun altro può darsi che arrivi sia pure in ritardo. Comunque, non è solo il mio un saluto di esordio per questo corso. Io sono Luigi Remaschi, il presidente della sezione AMPI Pietro Ferruzzi di Bagno a Ripoli, che organizza oramai da diversi anni questo corso. Grazie alla disponibilità eccezionale, pari quasi alla grande capacità e competenza dell'Istituto Storico della Resistenza dell'Età Contemporanea, che è assolutamente l'istituzione, lo strumento più importante che esiste nel nostro territorio regionale. Per chi abbia necessità, volontà, desiderio, curiosità, di conoscere in maniera approfondita e dettagliata tutta questa pagina di storia, che ovviamente per noi dell'Associazione Nazionale Partigiani è fondamentale e decisiva. Quindi l'esordio e il saluto, il primo va senz'altro al professor Matteo Mazzoni, che come al solito, con grande disponibilità e generosità, e poi per chi non lo conosce, apprezzerete fra poco anche la sua grande capacità didattica, sempre ci assiste ed è disponibile alle nostre iniziative e ai nostri obiettivi. Anche quest'anno lo avete visto, non lo ricordo per non perdere tempo, il corso si tiene su 4 lezioni di 2 ore ciascuna, sempre online a questa stessa ora, ce n'è una settimanale per tutto il mese di febbraio. Non sempre la prossima, oggi è di mercoledì, le prossime 2 lezioni saranno di martedì e l'ultima sarà di lunedì. Le prime tre lezioni sono tenute dal professor Mazzoni, l'ultima sarà tenuta dal professor Neri Serneri, che ugualmente è il past president, come ora si chiama, dell'Istituto Storico stesso ed è docente di storia all'Università di Firenze. Quindi altissima qualità, altissima autorevolezza e prestigio dei nostri docenti e speriamo con questo di rendere un servizio, questo è il nostro spirito, a tutti i partecipanti e naturalmente in prima istanza alle nostre scuole. Non lo facciamo ovviamente con una sottolineatura di tipo campanilistico, ma la nostra sezione oramai da molti anni offre questo corso, che è un corso di formazione soprattutto ai docenti, come propedeutico al progetto che noi facciamo da tanti anni e che si chiama Dalla Liberazione alla Costituzione. E con questo progetto andiamo nelle singole classi che aderiscono volontariamente e che sia lo scorso anno che si è ripetuto anche quest'anno sono tutte le terze medie e tutte le quinte elementari delle scuole del Comune di Bagno. Ecco, questa era la premessa, ma l'altro ringraziamento che è doveroso e credo assolutamente amichevole, direi quasi fraterno, è all'amministrazione comunale che con la presenza stasera dell'assessore Pignotti, ma io desidero attraverso lui ringraziare tutta l'istituzione del nostro comune di Bagno a Ripoli, ci ha sostenuto, ha dato il suo patrocinio e ha offerto anche lo strumento tecnico per queste lezioni online. Naturalmente, al di là del ringraziamento istituzionale, mi piace anche ringraziare personalmente Patrizia Zanaga e la persona che poi mette in condizioni materialmente di usare questo strumento ed è sempre andato in maniera ottima. Ci sono poi delle notizie di tipo organizzativo. Questo sistema online non sempre consente una rilevazione efficace delle presenze. Questo lo dico ai fini fiscali per coloro che fossero interessati ad avere l'attestato finale del corso. Allora sarebbe bene che lo ripeteremo ad ogni lezione, perché naturalmente non sempre tutti sono presenti, e invece questa informazione è doveroso che la abbiano tutti. Chi
desidera alla fine del corso ricevere l'attestato che, ricordo, essendo rilasciato dall'Istituto Storico della Resistenza in Toscana, ha un valore riconosciuto perché questo istituto ha un rapporto diretto con il MIUR, con il Ministero, per cui i titoli che sono rilasciati dall'Istituto Storico hanno una validità effettiva in tutto il sistema scolastico italiano. Naturalmente queste presenze non sono sempre facili perché, come ripeto, chi arriva prima, chi va via dopo, insomma, allora vi pregherei tutte le volte ciascuno di segnalare sulla chat, basta che segnalino che sono presenti coloro che richiedono alla fine l'attestato. Non richiede l'attestato, naturalmente non è necessario che adempia ad un obbligo formale. Ecco. L'ultima cosa che è per noi, la sottolineo perché è stato un elemento di novità che in qualche maniera ci apre delle finestre. Noi siamo consapevoli, lo dico come sezione ANPI di Bagnaripoli, ma averne titoli potete dirlo anche della nostra realtà comunale, un comune medio piccolo, con una grande storia, ma insomma non famosissimo, non siamo Firenze, voglio dire, siamo Siena. Ecco. Però abbiamo qui fra noi stasera, e lo seguiranno credo per tutto il corso, una presenza importante, significativa di alcuni insegnanti di una scuola superiore di Brescia. Io li saluto con grande cordialità e grande calore. In qualche maniera non dico che ci inorgoglisca, però ha prima incuriosito per sapere come mai siano entrati abbiano avuto la notizia di questo nostro corso e ci fa molto felici perché se loro partecipano in qualche maniera riconoscono che abbiamo fatto qualcosa di utile. Ecco, con questa notazione finale io lascio la parola all'assessore Pignotti che ringrazio nuovamente perché la presenza del Comune non solo è gradita ma è fondamentale. Grazie e buonasera. Grazie Gigi, buonasera a tutti e a tutte. In realtà tu ringrazi noi come amministrazione, ma insomma rispetto a voi facciamo ben poco, è vero il supporto, il patrocinio, Patrizia Zanaga è fondamentale, ma insomma siamo noi che dobbiamo ringraziare voi come sezione ANPI di Bagnaripoli e ovviamente l'Istituto Storico Toscano della Resistenza, perché insomma questo è il primo incontro di un ciclo anche quest'anno di più lezioni che è davvero prezioso e lo dico sinceramente insomma come assessore alla scuola ma in generale come amministratore di questa comunità. Noi siamo felici e va da sé essere a fianco e contribuire appunto a questa iniziativa perché credo che sia un'opportunità per i docenti delle nostre scuole, di conseguenza appunto per tutta la comunità scolastica e appunto per tutta la comunità, come ricordava anche Gigi, perché insomma è il modo di arricchire la conoscenza dei fatti più importanti del Novecento e come sappiamo, insomma, poi conoscere il passato ci serve anche per comprendere meglio il presente. È solo l'ennesima di tante attività che ANPI promuove appunto a favore della memoria, della conoscenza, dell'educazione, del sapere, specialmente tra le nuove generazioni. E ricordava poi appunto Gigi che il lavoro che è stato fatto e che verrà fatto anche quest'anno tra le classi, peraltro con una grande partecipazione di terze medie, di quinta elementare. E questo è sicuramente appunto una grande occasione di crescita per le nuove generazioni. Proprio lunedì, forse qualcuno di voi l'ha visto, ero al Gobetti Volta nell'ambito di un'altra iniziativa della giornata era la coda, diciamo, della giornata della memoria e ho partecipato a questa veramente preziosa e interessante iniziativa. Era presente la PIC, che è una sopravvissuta alla Shoah nel 1939, è stata salvata grazie ai Kinder Transport che insomma il Regno Unito, la Gran Bretagna aveva organizzato per salvare bambini e ragazzi dall'Europa continentale. Poi è diventata una delle più illustri giornaliste del Guardian per tutta la sua carriera. Però ecco, la sua testimonianza diretta lunedì fatta a scuola
Purtroppo, chiaramente, ogni anno che passa la testimonianza diretta, e lo sappiamo, sappiamo purtroppo di cosa stiamo parlando. Abbiamo avuto anche sul nostro territorio perdite davvero dolorose, molto recentemente. È chiaro che la testimonianza diretta, per ragioni anagrafiche e correlate allo scorrere del tempo, le testimonianze dirette sono sempre meno, ed è per questo che quello è stato un dono per i ragazzi, per le ragazze. Io le osservavo, raramente ho visto un'attenzione. Ma un'attenzione e un silenzio che era poi, che si è trasformata anche in partecipazione, no? Le domande alla fine. Ecco, credo che questo, io sono sicuro che questo serva, che siano semi importanti, perché, ripeto, il contributo insostituibile della memoria e della conoscenza sono importanti. E le scuole sono il luogo fertile, il più fertile in cui noi come amministrazione e le associazioni e i mondi, appunto, come ANPI, come l'Istituto Storico della Resistenza, devono andare diciamo, a colpire, appunto, in senso positivo. Ed è per questo che questo progetto, che ANPI, con il prezioso contributo, insomma, si ricordava anche la disponibilità del professor Mazzoni, ma anche io ho avuto modo di ascoltarlo più volte, la chiarezza nell'esposizione, la competenza, la conoscenza, sono cose realmente importanti per le nostre comunità. Questo progetto nasce un po' nel solco, lo ricordava Gigi, del progetto, no, dalla Liberazione alla Costituzione, che è rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle scuole, ed è un impegno, questo ci tengo a dirlo qui, come ho sempre fatto quando mi capita di introdurre eventi dell'AMPI. È un impegno da non sottovalutare. Questo è un aspetto che io tengo sempre molto presente, perché sappiamo quanto sia difficile per associazioni come l'AMPI, essere attivi, essere in grado di portare avanti i contributi, perché poi in fondo sono associazioni tutto sommato piccole, perché piccolo, come diceva Gigi, è anche, diciamo, il nostro territorio medio piccolo, e nonostante questo, e nonostante le difficoltà del Covid che ci ha presentato davanti a tutti, c'è un'attività costante, paradossalmente pure cresciuta nonostante tutto, e di questo, ripeto, è non tanto l'amministrazione, non solo l'amministrazione, ma la comunità in generale che vi ringrazia, perché così facendo si rafforzano le istituzioni tramite la cultura della memoria e della democrazia. Insomma, non voglio aggiungere altro se non ringraziare sinceramente, immagino anche a nome di tutte le scuole, so che ci sono tanti docenti e anche poi della presenza nelle classi che farete, ringraziare appunto Ampi, ringrazio Gigi ovviamente, ma tramite lui, come sempre, ringrazio tutto il gruppo di uomini e donne che della sezione Pietro Ferruzzi e l'Istituto Storico della Resistenza, perché è un contributo qualificato che credo possa veramente aggiungere molto, di volta in volta, no? Come tante piccole gocce per l'amministrazione, per le scuole, per i docenti, per i ragazzi e in generale per la nostra comunità. Quindi grazie davvero, buona lezione, buon ciclo di lezioni e grazie ancora. Grazie Francesco Quignotti. Allora la parola al professor Mazzoni, dopodiché a partire da me spingiamo il microfono. Va bene? Grazie Matteo, buona lezione a tutti. Grazie, grazie a te, grazie all'assessore, a tutti i partecipanti. Insomma, questa sinergia tra istituzioni di cultura, istituzioni amministrative, associazioni, è preziosa e non va considerata scontata, purtroppo. Viviamo un periodo dove anzi l'attenzione alla conoscenza storica, l'attenzione al passato non è da parte di tutti. E quindi vi ringrazio a mia volta in modo non formale. Allora, questa prima parte della lezione, scusate, è dedicata a Mussolini, il tema chi è Mussolini, ma soprattutto il mito Mussolini. Ora, con una premessa doverosa, non a caso la seconda parte sarà dedicata invece a un tema generale, il tema della violenza negli anni del fascismo sul lungo periodo. Non si deve mai correre il rischio di riassumere o ricondurre un tema complesso qual è quello del fascismo, ma vale ovviamente per altri movimenti politici, soprattutto altre dittature, nella figura del dittatore. Non si spiega tutto il fascismo con Mussolini.
La realtà storica è più articolata, più complessa, un sistema di poteri, di uomini, di dinamiche più ampie. Allo stesso tempo, senza Mussolini non si capisce il fascismo. Quindi questi due elementi vanno tenuti insieme. E soprattutto, vorrei dire, non si capisce la memoria del fascismo perché, come vedremo, proprio la costruzione del mito Mussolini sarà fondamentale durante gli anni del ventennio, ma anche dopo, per mantenere viva una narrazione positiva dell'esperienza del ventennio, che affonda proprio diciamo, sulla propaganda, fascista le sue basi concettuali. Mussolini è sicuramente una personalità eccezionale nel suo tempo, cioè ha doti politiche importanti che gli consentono di leggere con grande attenzione ciò che sta avvenendo, le profonde trasformazioni del paese, e gli consente di leggerle e quindi di darle un indirizzo, ovviamente a lui conveniente, per in qualche modo assumere la guida della trasformazione del paese. Benito nasce a Dovia, frazione del comune di Predappio, nel 1883, da Alessandro, fabbro di sentimenti anarchici, e Rosa Maltoni, maestra elementare e cattolica. La frequentazione del collegio religioso ne esaspera certamente il carattere chiuso, il ribellismo, conduce lo studio in modo irregolare, viene spesso sospeso, si diploma nel 1901 con diploma magistrale. Tra il 1902 e il 1904 emigra in Svizzera, dove conosce gli ambienti socialisti e, tornato in Italia, diventa abbastanza famoso come oratore. Ha doti oratorie importanti, ha una preparazione culturale molto frammentata, molto eclettica, diciamo. Oscilla sulle correnti più rivoluzionarie, più estremiste, certamente anticlericali, aderisce al Partito Socialista e si colloca sulle posizioni massimaliste. E qui inizia la sua carriera politica. Sfrutta diciamo, l'esperienza professionale, la capacità oratoria, la capacità anche di leggere il tempo che vive, iniziando una brillante carriera giornalistica che culmina con la direzione dell'Avanti, quotidiano del Partito Socialista. Dal 1912 al 1914 è uno dei dirigenti nazionali del partito e condanna la guerra di Libia, la cosiddetta guerra di Libia, la guerra italo-ottomana del 1911. Ed è fautore dell'espulsione dei riformisti dal partito. Poi arriva la svolta, che è emblematicamente rappresentata dalla Grande Guerra. La Grande Guerra ovviamente cambia completamente le vite degli stati, delle persone, dei sistemi economici e politici. E quindi una personalità come Mussolini non può che cogliere che si sta vivendo una svolta epocale. Una svolta epocale per ciò che la guerra rappresenta e per ciò che la guerra determina, la rivoluzione in Russia. Ecco che guerra e rivoluzione sono gli assi, i miti sui quali si rimodella la politica. E anche si costruiscono le prospettive per un nuovo governo del paese. Mussolini sceglie di cambiare mito, passa dal mito della rivoluzione al mito della nazione. E fin da questi anni di guerra, come giornalista, scrivendo,
dirigendo non più l'Avanti, ovviamente, ma il Nuovo Giornale, Popolo dei Combattenti, porta avanti un messaggio politico preciso. L'Italia deve essere governata da una nuova classe dirigente e quella classe dirigente deve essere formata dagli uomini forgiati dalle trincee. La trincerocrazia, la nuova aristocrazia. È su questo messaggio politico che, accanto, diciamo, alla dimensione del nazionalismo, dell'esaltazione bellicista, segna tutta la propaganda mussoliniana, diciamo, degli anni di guerra, è su questo messaggio politico che fonda poi le basi della svolta politica che ci sarà nel 19 con la costituzione effettiva dei fasci di combattimento. Però è già qui, è già negli anni di guerra che ci sono le premesse di quella costruzione. Ovviamente non è solo un processo teorico. Lui fa questo percorso perché intercetta che ci sono interessi economici e speculativi molto forti nel contesto della neutralità italiana, cioè ci sono interessi sia degli ambienti industriali, sia interessi esteri, la Francia, che premono perché l'Italia entri in guerra contro l'Austria e la Germania, e quindi con grande spregiudicatezza si mette al loro servizio e riceve finanziamenti adeguati per svolgere questa funzione di lobby che riesce e che diciamo, deve servire a indirizzare la politica del paese. Come sapete, l'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale non è frutto di una volontà parlamentare, ma è frutto di una scelta del governo e della corona, sostenuta anche da una mobilitazione di piazza che D'Annunzio in particolare, ma anche le correnti nazionaliste e irredentiste creano e portano avanti nel paese. Ecco, da abile avventuriero e interprete dei propri tempi, quindi Mussolini gestisce gli anni della guerra con questa prospettiva e raccoglie i frutti nell'immediato dopo. Mussolini vede le ferite di un paese, l'Italia, fortemente diviso. L'Italia era già divisa prima della Prima Guerra Mondiale, divisa geograficamente, divisa socialmente, culturalmente, era già stata insanguinata nel 1914, nella settimana di sangue, dai violenti moti sociali diffusi nelle Marche, ma in aree diverse del paese. Era già segnata ad una durissima repressione sociale, per cui esistevano già ben prima delle squadre di combattimento fasciste, i gruppi armati, i cosiddetti mazzieri, soprattutto nelle campagne del Mezzogiorno, ma non solo, deputati alla repressione violenta di atti di sciopero, di proteste da parte dei lavoratori delle campagne. Era un'Italia che sulla guerra si era lacerata, profondamente lacerata tra neutralisti e interventisti, che si era ricompattata nel momento drammatico del dopo Caporetto, quando l'indipendenza stessa del paese pareva messa in discussione, ma che a guerra finita ripresenta le sue divisioni e soprattutto diciamo, ripresenta sui reduci che stanno tornando dal fronte la stessa contrapposti atteggiamenti, per cui chi torna dal fronte è bene accolto da chi la guerra aveva sostenuto, ma sostanzialmente ignorato, se non avversato, denigrato da quelli che invece la guerra l'avevano avversa. E si trovano in condizioni economiche difficili, perché l'Italia del primo dopoguerra è un paese segnato da una grave crisi economica, da una grave crisi di riconversione industriale, da un'economia di guerra a un'economia di pace.
E quindi c'è una massa enorme di uomini forgiati alla violenza, abituati a comandare, abituati a uccidere, che diciamo non trova collocazione politica, e Mussolini si incarica di farsi interprete delle loro aspettative politiche, del loro malessere, del loro spaesamento. E dà loro la prospettiva appunto di quella trincerocrazia, cioè di diventare classe dirigente, di acquisire il potere. Ecco, dietro l'eclettismo del primo fascismo, certamente c'è in realtà una linea netta, coerente. Sapete bene, il primo fascismo unisce istanze socialisteggianti, repubblicane, anticlericali, diciamo, molto diverse fra di loro, però c'è un nerbo che unisce tutte queste esperienze e che diventa prevalente rapidamente e che porta le figure più estranee ad allontanarsi rapidamente. Penso a un Nenni, penso alle figure, diciamo, di sinistra che dopo una fase molto breve insomma, si allontanano rapidamente dall'esperienza fascista perché quell'esperienza ha la sua istanza, ha la sua identità di fondo, non solo il suo minimo comune denominatore, ma proprio la sua ragione d'essere politica nel mito della nazione e nel mito della guerra. Su questo fondano la propria identità, la propria legittimità, la propria prospettiva di governo del paese. E fondano poi la pratica politica, lo squadrismo, che è l'essenza del primo fascismo, non è altro che la diciamo, prosecuzione in tempo di pace delle pratiche di guerra imparate nelle trincee. Perché questo ha successo? Ha successo perché diciamo, si colloca in un contesto dove la guerra. Il mito della guerra ha un'effettiva popolarità, la guerra è uno strumento legittimo, politicamente accettato ovviamente da tutti i soggetti politici istituzionali, anzi molto spesso è lo strumento dell'azione politica, delle politiche estere. Quindi diciamo un mito su cui si è fatto l'Italia unita, l'esercito, la forza è uno dei cardini su cui si sono fatti gli italiani. La Grande Guerra ha rappresentato un momento di grande mobilitazione, quindi diciamo, agiscano sfruttando una tematica che è già di per sé popolare. Ma poi ci sono due altri elementi che favoriscono questa affermazione sia teorica sia concreta dello squadrismo e del fascismo. Da un lato la paura della rivoluzione, cioè l'altro mito, che succeda come in Russia. Il primo dopoguerra è un periodo di guerre civili, di lotte sociali. La borghesia italiana, non solo la grande borghesia, non solo gli agrari, ma anche i ceti medi, la piccola borghesia, vive nel terrore di perdere il tanto o il poco che ha, quello stile di vita che Gozzano inizio secolo, su cui aveva così tanto ironizzato nelle sue poesie, ma che è invece per tanti un porto sicuro, la propria abitazione, il salotto, le consuetudini, il terrore di perdere tutto, il terrore della proletarizzazione. Acuito certamente dalle rivolte per il pane, poi l'occupazione delle terre, l'occupazione delle fabbriche che scuotono tutta la penisola nel primo dopoguerra, questa paura favorisce l'adesione della borghesia in tutte le sue articolazioni al movimento mussoliniano, anche perché, ed è l'altro elemento su cui Mussolini affonda la sua strategia, contemporaneamente lo Stato liberale crolla. Cioè,
A fronte della paura di una rivoluzione, la borghesia prende atto che lo Stato, le sue istituzioni, non ha la sua classe dirigente, i suoi governi sono troppo fragili, non paiono avere la capacità di reagire in modo adeguato. Serve altro. E quest'altro si trova nella violenza e nello squadrismo, che riesce invece, con la sua brutalità, con la sua efferatezza, a distruggere i nemici. È, secondo alcuni storici, una vera e propria guerra civile, secondo altri una guerra civile latente, certamente uno scontro molto duro, in cui però, a differenza della guerra civile, vorrei sottolineare, c'è una parte che ha capito di portare avanti una guerra, ed è il fascismo, e che opera in modo bellico, e ci sono, e c'è un'altra parte frammentata, divisa, litigiosa al suo interno, e che non ha cognizione di questo, se non una frangia molto piccola, che è quella che formerà il movimento degli arditi del popolo, che si organizza per combattere. Ma il resto rimane sguarnito di fronte all'attacco che subisce, o si affida a quello stesso Stato che nella propaganda denigra, ma a cui chiede protezione, protezione che ovviamente non ci sarà. Ecco, in questo contesto abbiamo l'affermazione del fascismo, ovviamente, progressivamente l'inserimento nelle liste nazionali dei liberali alle elezioni del 21, che ne segna la sostanziale legittimazione. La conquista violenta del potere del paese. Abbiamo ricordato qualche mese fa, centenario della marcia su Roma, la svolta autoritaria, la costituzione della dittatura, che si compie poi, diciamo, nell'esaurirsi della crisi Matteotti. È da questo momento, quindi dal 25, che il fascismo, il governo, il partito investono sul mito del duce, che diventa uno degli elementi essenziali per la costruzione del consenso al fascismo. È quindi il fascismo stesso al potere che lo crea, e tutti gli elementi che poi vedremo restano nell'immaginario collettivo anche molto dopo la fine del fascismo, fino a oggi. E che in qualche modo descrivono Mussolini, il mito di Mussolini, non la realtà storica di Mussolini, sono creati proprio in questa fase dal fascismo stesso, che comprende che proprio attraverso la sacralizzazione del proprio leader avrà un elemento per la, diciamo, normalizzazione del paese. Quindi accanto al Mussolini storico c'è un Mussolini mitico che si afferma soprattutto. Da questo punto di vista, Mussolini ovviamente è il primo che favorisce questo processo, perché ha colto bene la trasformazione in atto nella società italiana. L'Italia, dalla Prima Guerra Mondiale in poi, inizia un processo profondo di trasformazione che è qualificato come la modernizzazione del paese. L'Italia entra nella fase della società di massa. Quindi abbiamo l'ingresso nella politica di massa, l'ingresso delle masse nella politica, e abbiamo la trasformazione del paese. Un processo che si chiuderà negli anni 60 con gli esiti del boom economico, cioè in contesti politici molto diversi, ma, e questo è l'elemento specifico del nostro paese, il nostro paese inizia la modernizzazione, e quindi le masse italiane entrano nella politica sotto il fascismo, attraverso il fascismo, e questo ovviamente segna un'esperienza. Il culto del duce, vi dicevo appunto, parte, decolla, diciamo così, dopo la svolta del 3 gennaio 25, cioè dopo l'assunzione di responsabilità sul delitto Matteo.
e viene portato avanti dal partito. Il segretario del PNF, Augusto Turati, nel 26, che all'interno di un'opera di epurazione e normalizzazione del partito consacra, diciamo, proprio formalmente la gerarchia del fascismo sulla figura del Duce. Quello che, diciamo, c'è qui un cambiamento proprio formale. Nei primi anni Mussolini è sì il primo inter pares, è il leader del fascismo, ma è anche un leader contestato, avversato, messo in discussione, poi prevale su tutti e sconfigge, allontana certamente tutti, però diciamo non è un capo assoluto, non è un qualcosa di superiore, è il migliore tra gli altri. Quindi anche all'interno proprio della storia del partito è questo il momento del passaggio. Ora diventa il capo assoluto, che unisce in sé i vertici di tutte le realtà. Mussolini è il capo del partito, è il vertice della nazione, è il capo del governo. Quindi, e nella sua persona simboleggia l'identificazione tra queste tre realtà: partito, governo, nazione. Una consacrazione che, diciamo, una mitizzazione che diventa consacrazione nel 29, quando appunto con la conciliazione tra Stato e Chiesa diventa l'uomo che la provvidenza ci ha fatto incontrare, come disse il Papa. Quindi la biografia Dux, scritta da Margherita Sarfatti, sua storica amante, alimenta questo processo e, diciamo, la parola Duce diventa anche simbolicamente, diciamo, il sigillo di questa realtà superiore. E non a caso poi sarà usata per in qualche modo timbrare architetture, obelischi, scritte variegate nel paese, diventa un po' il simbolo stesso. Come si costruisce questo mito? Attraverso i mezzi di comunicazione di massa che vengono utilizzati a tappeto. Il cinema, la fotografia e quindi l'uso sistematico della fotografia per rappresentare il Duce e la selezione delle fotografie. Tutte le fotografie che escono sui giornali italiani sono selezionate dalla fonte, dalla segreteria del Duce. Non è la libera scelta né del giornalista né dalla testata. Sanno che cosa devono pubblicare. Quindi un uso dell'immagine molto, molto sofisticato, molto efficace. E un uso del suono, e questa è la grande novità. Grazie alla radio, la voce, non solo l'immagine, ma la voce del Duce può arrivare a tutti gli italiani. È un uomo nascosto degli anni del regime, ma uno dei più potenti ministri e ras fascisti, cioè il livornese Costanzo Ciano, padre di Galeazzo, noto poi come genero del Duce e ministro degli esteri, è Costanzo Ciano, che è davvero probabilmente uno degli uomini più potenti del fascismo, da ministro delle comunicazioni, che crea la fabbrica del consenso, riprendendo il titolo di un vecchio libro di Castronovo, cioè crea il meccanismo che facilita, diciamo, la vicinanza di Mussolini agli italiani. È lui che costruisce il progetto dei radiodiscorsi del Duce, di diffondere tramite la radio tutti i discorsi che Mussolini tiene. Il primo esperimento non va bene, ma insistono e come sapete, poi la retorica da Palazzo Venezia, l'oratoria di Mussolini, coinvolgerà tutto il paese e sarà davvero uno degli strumenti di immedesimazione.
Perché la massa nel suo insieme e come singolo individuo ha gli strumenti per vedere e ascoltare il capo. Quindi, da un punto di vista anche di psicologia collettiva, il capo si pone a livello della massa, è come la massa. Chiede alla massa, qui c'è tutta l'analisi della retorica mussoliniana dei discorsi da Palazzo Venezia, tutto quel che oggi appare appunto retorico, anche pesante, da un certo punto, alcuni davvero eccessivi, ma vanno letti con lo spirito del tempo e cogliendo questi meccanismi di coinvolgimento delle persone, per cui il duce che decide tutto da solo, in realtà formalmente si rivolge alla massa, chiede alla massa e con la tattica della domanda retorica ottiene dalla massa i sì e i no che ovviamente vuole. Quindi la massa crede di dialogare con il capo. È importante perché il capo dialoga con lei. Un capo che è come loro, anche qui tutte le immagini, il Mussolini agricoltore, il Mussolini nuotatore, il Mussolini ferroviere, il Mussolini soldato, ecco, Mussolini che è come loro, è il nuovo Cesare, è il profeta della nazione, è il costruttore dell'impero, ma è anche l'uomo del popolo. Viene dal popolo, e su questo ritorneremo, ne incarna i sentimenti, le aspirazioni, è uno del popolo. E quindi Mussolini si accoglie la grande novità della tecnologia, però è una rottura epocale, perché se fate mente locale, e questo lo dico sempre quando vado nelle classi, cercando di far cogliere ai ragazzi che vivono la società dell'immagine ormai oggi, che vivono, diciamo, sui loro smartphone, che Mussolini è il primo presidente del Consiglio che tutti gli italiani vedono e tutti gli italiani sentono, proprio perché lo possono vedere sul giornale, lo possono ascoltare alla radio. Nessuno, a meno che non l'avesse incontrato in rare occasioni, poteva dire lo stesso di un precedente presidente del Consiglio. Quindi questa novità, che è frutto delle trasformazioni tecniche di cui il fascismo e Mussolini beneficiano, è però dirompente. È certamente frutto dei tempi, cioè queste scoperte e quest'uso avvengono in questo periodo, ma il fascismo, il regime, investe su queste scoperte, investe su questa tecnologia e fa sì che diventino uno strumento di propaganda e di costruzione del consenso essenziale, essenziale. Come vi dicevo, tuttavia, sarebbe errato scindere troppo Mussolini e il fascismo. Ecco, soprattutto un aspetto, cioè quello del leader buono. È un'operazione che viene portata avanti già a regime in corso, soprattutto negli anni 30, cioè a fronte anche di una serie di criticità e di limiti del regime, la stessa propaganda tende a distinguere tra il duce buono, bravo, efficace, fortunato, eccetera, e i ministri gerarchi, corrotti, incapaci, responsabili. Quindi questa scissione tra Mussolini e il fascismo stesso, che sarà ripresa fortemente dal post-fascismo, è in realtà creata proprio dal regime. E il mito del duce sarà l'ultimo mito a cui anche un partito, ormai un regime traballante negli anni di guerra, si piegheranno per cercare di mantenere il consenso degli italiani. Se il
Il mito di Mussolini inizia con la segreteria Turati a metà degli anni 20 e certamente negli anni 30 con la segreteria di Starace, che raggiunge livelli veramente eccezionali e una penetrazione capillare nella società. E lo fa unendo a sé tutti questi opposti, cioè Mussolini è al tempo stesso l'uomo eccezionale, l'uomo onnipotente, l'uomo che non sbaglia mai una scelta, l'uomo invidiato da tutte le nazioni e al tempo stesso è l'uomo qualunque, l'uomo del popolo, l'uomo che si è fatto da solo, l'uomo che viene da una periferia del regno, come era Predappio a quel tempo. Come oggi potrebbe essere la periferia di una grande città, Latin lover, il simbolo del maschio italiano, marito ideale, ma anche amante perfetto, uomo della tradizione e della modernità. Il duce è contadino, ma il duce è anche aviatore. Ma soprattutto è l'uomo instancabile. Il mito della luce sempre accesa nell'ufficio del Duce a Palazzo Venezia, ed è l'uomo che ha sempre ragione, per cui la massima che gli italiani imparano è credere, obbedire, combattere. Ecco, Mussolini usa il suo corpo per modellare anche il suo mito. C'è anche diciamo, una riflessione sul fatto che se si guarda, diciamo, questo è il periodo in cui il cinema si diffonde i grandi divi del cinema americano, quindi c'è anche, diciamo, una iconografia del corpo del duce che richiama due modelli, uno tradizionale, quello del santo, ricalcando quindi su modelli molto antichi, e poi il nuovo, quello del divo. Anche qui, diciamo, sacro e profano che si intrecciano nella rappresentazione del duce. Ecco, un mito che è certamente favorito nella ricezione popolare da imponenti strumenti di propaganda che ovviamente non possono che plasmare non solo giovani generazioni che crescono in questo contesto, ma un'intera popolazione, ma soprattutto rafforzato da un'adulazione servile che ovviamente caratterizza la classe dirigente del regime non solo del partito in senso stretto, ma in generale dell'Italia di quegli anni, perché diciamo essere vicini al duce, essere vicini al capo è lo strumento per fare carriera politica, sempre stando attenti a non fare ombra al capo, a non fare un passo avanti rispetto al capo. Questa è la grande abilità appunto di un uomo come Costanzo Ciano, che è l'unico gerarca che rimane ai vertici delle istituzioni fasciste per tutto il ventennio, finché non muore nel 39, e questo non riesce ad altri più ambiziosi che vedono interrompersi rapidamente la loro carriera quando, diciamo, pretendono un'autonomia, una discrezionalità eccessiva. Il caso più noto è quello di Balbo, insomma, il mito del Balbo aviatore è troppo funzionale per essere apprezzato da Mussolini. Ecco, quindi i gerarchi devono sempre stare sotto, quello che emerge troppo viene ricondotto rapidamente nei suoi ranghi. Ecco. È solo negli anni di guerra che comunque questo mito inizia a entrare in crisi. Perché in quegli anni, insomma, tra la popolazione inizia a apparire strano che questo duce onnipotente, alla fine non conosca la corruzione, le inefficienze che segnano il regime. Già alla fine degli anni 30 qualche dubbio inizia a correre. L'altro elemento che inizia a suscitare preoccupazione è l'alleanza con la Germania. Tuttavia, fino agli anni di guerra, non c'è un vero distacco, c'è
ripeto, ci si distacca prima dal regime che dal duce, però con la guerra anche diciamo, questa fiducia viene meno perché? Perché viene meno con le sconfitte, con i bombardamenti, con il dramma del paese, viene meno quell'elemento essenziale del mito di Mussolini, e cioè l'uomo fortunato, l'uomo che non sbaglia mai. Qualche errore inizia a essere evidente. Mussolini poi ha la fine che sappiamo, muore nella forma, diciamo, la morte del duce, il simbolo proprio della rottura, una rottura quasi sentimentale tra gli italiani e il leader. Il tradimento, diciamo, di Mussolini nei confronti di un paese portato in guerra con la promessa della vittoria ha come contrappasso la durissima pena non solo della fucilazione, ma soprattutto dell'assalto al cadavere, gli sputi, diciamo, la folla che si scatena contro il padre che l'ha rinnegata. Pare finito lì, ecco, pare impossibile che quindi questa figura abbia un futuro, invece il futuro ce l'ha, proprio perché questo mito, il mito costruito in un quindicennio, più di un quindicennio, era fortemente radicato e, diciamo, affondava, aspettative, sentimenti, emozioni fortemente radicate nel senso popolare. E allora la memoria di Mussolini riemerge quasi subito e diventa, come vi dicevo, la via carsica attraverso la quale si riaffermerà una memoria buona del fascismo. Su cosa si fonda il mito di Mussolini dopo la guerra? Perché riemerge? Perché ci sono degli aspetti politici che incidono, e quello più rilevante è certamente l'anticomunismo, di nuovo la paura di una rivoluzione o comunque un altro mito negativo, per cui alla fine si cerca un elemento positivo da contrapporvi, e non tutti lo trovano nella democrazia costituzionale, ma c'è chi lo cerca, diciamo, in esperienze passate, la nostalgia per il ventennio, nasce qui, il luogo comune ha fatto anche cose buone, una nostalgia che contraddistingue i ceti popolari, aree del paese, in contesti certamente difficili, quali quelle dell'Italia, che esce dalla guerra distrutta e che si deve avviare con una lenta ricostruzione. Ma ci sono anche, ed è su questi che credo si debba riflettere, degli elementi apolitici apparentemente, che invece sono quelli decisivi per far sì che anche in un contesto di Repubblica nascente, dove la condanna del fascismo è definitiva e dove c'è una pregiudiziale antifascista molto forte, è un ostracismo molto forte a livello almeno politico istituzionale, però ci sono degli elementi per cui Mussolini alla fine affascina e resta un punto di riferimento e sono essenzialmente due: il valore della famiglia e l'uomo che si fa da solo, che sono due elementi fondamentali di una narrazione conservatrice di una leadership politica. Come fa a diffondersi questo mito di Mussolini? Attraverso le riviste, non le riviste dell'estrema destra o del neofascismo, ma le riviste della borghesia, le riviste dell'Italia conservatrice, dell'Italia moderata, di un'Italia che certamente ha riferimenti politici, un riferimento politico diverso, da parte dell'Italia che guarda ovviamente ai moderati, ai liberali, alla Democrazia Cristiana, e un'Italia che la leadership democristiana più illuminata, come De Gasperi,
cerca di formare e di educare alla democrazia, ma è un'Italia che vive la nostalgia di un tempo passato e una nostalgia che viene alimentata dalle riviste di Edilio Rusconi, come Oggi e Gente, che sono fortemente diffuse nelle case degli italiani, e nei giornali cosiddetti moderati, ma dice, io direi conservatori come Il Tempo, ancor più Il Borghese, dove diciamo dalla linea conservatrice si va rapidamente a quella reazionaria. Ecco, su queste testate emerge progressivamente con forza una visione nostalgica del fascismo, una visione buona del fascismo, ma soprattutto una visione positiva di Mussolini, di tutta la famiglia Mussolini. La tragedia della famiglia Mussolini li qualifica quasi nel ruolo di vittima, e come sempre le vittime suscitano sempre commozione, pietà, partecipazione. È come una tragedia greca, quella famiglia in cui il genero viene ucciso dal suocero, in cui diciamo, le donne suscitano pietà. Una tragedia che viene sempre più decontestualizzata dalla storia del paese. Ed è un'operazione fondamentale diciamo, a cancellare il passato, a usare il passato e quindi diciamo, a una generale presa di distanza, che è funzionale poi a una mancata assunzione di responsabilità individuale e collettiva. E allora si celebra Mussolini. Sul tempo, diciamo, le puntate, gli articoli di Rachele Mussolini, la ricostruzione della vita di Rachele Mussolini, che poi uscirà in volume per Mondadori nel 1948, La mia vita con Benito, inizia molto presto. Poi nel 1957 su Oggi uscirà Benito il mio uomo. Pensate, su Oggi è nel maggio-giugno del 46, cioè mentre è in corso la campagna elettorale per l'Assemblea Costituente, su Oggi c'è un grande reportage con le lettere d'amore di Benito a Leda Raffanelli, se ne ricorda la Gioventù Socialista, quasi un modo di cancellare tutto il resto e di riqualificare. Anche Edvige Mussolini, sorella del Duce, scriverà anni dopo, nel 58, su Gente, articoli commossi sulla gioventù di Benito. Quindi si prendono pezzi specifici della biografia di Mussolini, la gioventù, la famiglia o la tragica fine. Si evita di, diciamo, di trattare ciò che c'è stato nel mezzo. Ecco, accanto al tema della famiglia, che in quell'Italia è un elemento costitutivo molto forte, identitario, e che in modo un po' ipocrita, diciamo, viene sbandierato anche ammiccando, diciamo, invece alle amanti di Mussolini, insomma, ecco. Il buon padre di famiglia ha anche diverse amanti, ecco. È come diciamo oggi farsi paladini della famiglia, essendo divorziati o conviventi, insomma, ecco, diciamo, c'è un po' questo uso ipocrita del valore stesso della famiglia. Accanto a questo aspetto, l'altro aspetto su cui si investe molto è il mito dell'uomo che si fa da solo. Dell'uomo che vive in una condizione svantaggiata, che viene da una periferia del regno dell'Italia. E Ferrier scrive Il falegname di Mussolini sul tempo già nel 12 aprile del 48. E Caudana scriverà Il figlio del fabbro, che avrà un notevole successo editoriale nel 60. Quindi questi sono due filoni essenziali che servono, diciamo, a capire. Qual è l'immagine di Mussolini che passa e che segnano fortemente tutta la storia repubblicana, perché diciamo seminano
fin dalle origini. Pensate, il 28 giugno 1951, se uno ci pensa, sono passati 6 anni da quando Mussolini è stato ammazzato, e da quando tutti, diciamo, esultavano per la fine della guerra voluta da Mussolini e da tutta la classe dirigente di quell'Italia fascista. Mussolini torna in copertina. Oggi dedica a Mussolini la copertina. E ancora una volta, come era stato negli anni del regime, la fotografia è essenziale per riqualificare il Duce, la famiglia di Mussolini o alcuni gerarchi, in particolar modo Balbo. C'è tutta una serie di servizi su Balbo l'aviatore, su oggi nel 52. Anche qui, diciamo, riutilizzando il modello mussoliniano, cioè l'uomo Balbo, l'uomo che si fa da solo, diciamo quasi il tecnico Balbo, ora dimenticando il Balbo squadrista, il Balbo assassino, il Balbo responsabile e mandante di numerosi omicidi. Tutto questo ovviamente viene cancellato. E allora quello che rimane nel senso profondo del paese, anche qui, è l'aviatore. Tanto che ancora oggi non si ha vergogna a intitolare avioscali a Balbo. Una nostalgia che cancella la storia e alimenta pellegrinaggi alla tomba di Predappio, che diventerà luogo di legittimazione, che dall'uomo passa al politico e dal capo passa al movimento. E Predappio diventa la capitale nuovamente del fascismo. Ecco, a livello politico, tutto questo è limitato. Cioè, e non è stata, credo, analizzata, tenuta in debito conto, una penetrazione carsica nella cultura diffusa del paese, nella società di un mito diffuso di Mussolini e di una lettura bonaria del fascismo, mentre invece a livello ufficiale, politico e istituzionale c'è un cordone sanitario molto forte che isola le componenti neofasciste, le esclude non solo dal governo, ma dal sistema, dal cosiddetto arco costituzionale. Perché? Perché quelle componenti neofasciste, in particolar modo, diciamo, la punta legale di quel sistema, cioè il movimento sociale italiano, si fondano sul mito di Mussolini. Lo sfruttano per qualificarsi, per aumentare la popolarità e per qualificarsi nell'Italia che va cambiando. Anzi, di fronte alle trasformazioni, di fronte ai cambiamenti più radicali, proprio il richiamo a Mussolini e il richiamo alla conservazione, alla tradizione, alla sicurezza, patria, nazione, famiglia, a fronte di mutamenti che sembrano rovesciare tutti i vecchi valori di una società che cambia, delle nuove generazioni che si mettono in moto, ecco l'ancoraggio sicuro. Ecco perché sono esclusi da un sistema politico, perché si affondano la propria identità e la propria legittimazione, nella migliore delle ipotesi, sul mito del Duce. Questo, diciamo, le componenti moderate di quel movimento. Poi all'interno di quello stesso movimento ci sono componenti terroristiche che invece, diciamo, porteranno avanti strategie compiute anche con parti deviate dello Stato per tentare di rovesciare la Repubblica. Diciamo, queste sono le anime del movimento sociale italiano. Tuttavia, e questo spieghi il riemergere, diciamo, anche nelle fasi più recenti, anche al di là della politica, al di là diciamo, dell'uso politico, appunto questi i richiami alla dimensione umana e diciamo, gli elementi rassicuranti spiegano la continuità del mito di Mussolini. Sono
specie nelle fasi di crisi, di spaesamento, di trasformazione della società, Mussolini rappresenta la rassicurazione. Non conta più la dimensione storica dell'uomo Mussolini, con i suoi difetti, con i suoi limiti, ma soltanto quel mito creato dallo stesso fascismo, che mantiene tutta la sua validità perché è l'antidoto alle paure di chi ha paura del cambiamento, della diversità, della trasformazione. La memoria ha prevalso sulla storia, spesso nella consapevolezza diffusa di ampi strati della società italiana, ed è mancata un'azione compiuta a livello pubblico per evitare questo pericoloso cortocircuito. Vari soggetti hanno concorso a questo risultato, non solo a livello politico. La responsabilità della biografia di Mussolini, di De Felice, ha certamente una grave responsabilità in questo processo, sia per aver schiacciato sulla biografia dell'uomo l'intero regime, sia per aver svolto nel corso degli anni un'azione, diciamo, di interpretazione bonaria di quel regime e un'azione sistematica di allontanamento dal nazismo e di contrapposizione forzata tra fascismo e nazismo, in cui il primo era l'elemento positivo e il movimento tedesco era quello negativo. Da questo punto di vista, la lezione di Enzo Collotti, che invece sottolineava con forza gli elementi comuni delle esperienze fasciste nell'Europa degli anni 20 e soprattutto 30, era la contrapposizione storiografica ideale a una lettura ridimensionata, giustificatrice come quella di De Felice, che è la lettura che nella crisi della Repubblica degli anni 80 e della crisi del mito antifascista che si ha negli anni 80 è la lettura che viene portata avanti dal sistema dei media, soprattutto della televisione privata, con una, diciamo, anche banalizzazione dell'interpretazione de Feliciana, che quindi al di là delle critiche che si possono fare allo storico De Felice, viene poi ripresa, radicalizzata, banalizzata da tanti presunti, diciamo, storici di carta che operano sui mezzi di comunicazione e che rafforzano sempre di più questa immagine positiva della dittatura e del dittatore. E tutto questo ovviamente poi è deflagrato con la crisi del sistema politico negli anni 90, con il passaggio, diciamo, dalla cosiddetta prima alla cosiddetta seconda repubblica, con il venir meno, cioè sostanzialmente, di quel sistema politico costituzionale che aveva scritto la Costituzione, che quindi aveva retto un argine, almeno nel livello politico istituzionale, a questa narrazione e a queste letture. E ovviamente poi, con il passare delle generazioni, la società, la cultura e infine la stessa politica si è trovata sempre più disarmata di fronte al riemergere preponderante della memoria sulla storia, del mito sulla realtà, che ancora oggi quindi ha una pregnanza significativa, molto significativa. Peraltro, tutta questa operazione politica ha reso anche difficile la conoscenza del vero Mussolini, perché ovviamente la stragrande maggioranza conosce il Mussolini mitico, non conosce l'uomo narcisista, l'uomo che usa le donne, l'uomo interessato a se stesso prima di ogni altra cosa, l'uomo ipocrita, l'anticlericale che diventa sostenitore della Chiesa, il marito perfetto che è amante e che poi passa da una donna all'altra, sospettoso, invidioso, opaco, ma anche, passando alla dimensione personale, a quella politica, un politico limitato, non certo il grande leader, un politico che sa interpretare bene la fase iniziale, quella della conquista del potere,
ma che poi non sa portare fino in fondo la trasformazione totalitaria del paese, che è più abile nella tattica di barcamenarsi tra i diversi sistemi di potere, tra i diversi centri di potere, che nella strategia di portare fino in fondo un disegno politico. E da questo punto di vista si distacca poi da un modello nazista che effettivamente avrà una determinazione e una compiutezza diversa. Quindi in realtà non una figura eccezionale, ma una figura complessa, contraddittoria, così come è sempre l'uomo. Anche da questo punto di vista, tornare alla storia significa tornare alla contraddittorietà del percorso biografico, vederne tutti i limiti che poi spiegano anche l'esito miserevole di quell'esperienza politica. Ed è l'unico modo per contrastarne il mito, per contrastare quel mito, oltre a, diciamo, acquisirne e comprenderne tutta l'efficacia e la radicalità sul lungo periodo, bisogna certamente, bisogna certamente riuscire a capire la storia, a ricostruire la storia di quell'esperienza. E di quella biografia. Con questo, a concludere questo primo, diciamo, modulo di oggi, cerco di e dunque, e quindi non so se, se ci sono alcune domande su questa parte, altrimenti io tratterei il secondo modulo e poi magari lasciamo qualche un po' di spazio alla fine per eventuali domande. Forse procediamo così. Perché quest'altra parte che tratterò più rapidamente, proprio per cercare di lasciare un po' di spazio alla fine, che abbiamo visto già diciamo, in altre occasioni precedenti, però voleva essere un tentativo riassuntivo di un aspetto appunto non biografico, ma di un aspetto sistematico dell'esperienza fascista, e cioè il tema della violenza, quale, come un po' ho già indicato, quale elemento qualificante e caratterizzante il fascismo. Come ho già detto, appunto, è la prima guerra mondiale, certamente l'elemento di rottura, ma anche vorrei dire di assuefazione alla violenza, e diciamo il fascismo su questo si costituisce. I primi elementi che trovate qui elencati li abbiamo già visti, diciamo, nella fase della presa del potere. Vorrei sottolineare come la violenza poi resti qualificante anche dopo la presa del potere. E in questo il fascismo segna l'originalità rispetto ad altri movimenti politici, perché bisogna ovviamente evidenziare come l'uso della violenza è accettato da moltissime culture politiche per conquistare il potere, per detronizzare un sovrano, dall'anarchismo al socialismo, al comunismo, a tutte le correnti di pensiero reazionario. Tutti ritengono legittimo il ricorso alla violenza per la conquista del potere. Ecco, la grande novità è che qui la violenza diventa essenziale anche dopo e diventa l'elemento qualificante del nuovo potere e della nuova società che si intende costruire. Quindi abbiamo un progetto di militarizzazione della società e di costruzione dell'uomo nuovo fascista sul modello del soldato. Quindi lo sport quale preparazione all'arte della guerra, l'esaltazione del mito imperiale, l'affermazione di una volontà di potenza nel delineare i rapporti tra, con gli altri popoli, soprattutto con i popoli considerati inferiori, e poi ovviamente i conflitti. Quindi lo squadrismo non è altro, diciamo, che il primo momento, l'elemento identitario che non viene mai meno. E anche questo
bene sottolinearlo, nel momento in cui il fascismo va al potere e c'è la cosiddetta normalizzazione, vengono certamente allontanati gli squadristi, che non sanno cogliere il mutamento di fase. Cioè, lo squadrista, l'estremista, lo squadrista anarchico nel senso che rifiuta qualsiasi autorità, lo squadrista che diciamo non accetta la disciplina dello Stato, che ora è lo Stato fascista, lo squadrista che non è diciamo omologabile, viene allontanato. Saranno poi richiamati, diciamo, nella fase ultima della Repubblica Sociale. Ma la classe dirigente del fascismo, a partire dai massimi gerarchi, ministri, sono ex squadristi. Quindi, diciamo anche bisogna stare attenti quando si parla di normalizzazione del fascismo dopo la crisi Matteotti. Non è, diciamo, il ritorno a una classe dirigente conservatrice, costituzionale, è sempre la stessa classe dirigente che si adatta alla nuova fase. Semplicemente prima assaltava il potere, con ogni mezzo violento, dopo gestisce il potere e non lo assalta più perché è lei che è diventata il potere. Quindi, dopo questa prima fase, che è centrata certamente sulla struttura della squadra, del nucleo d'azione, è la fase in cui nascono i grandi slogan, il me ne frego, il martirologio fascista, i simboli, il manganello, l'olio di ricino, i canti, giovinezza, insomma, la mitologia fascista nasce qui, nasce nello squadrismo e rimarrà questa per tutto il decennio. Questo è un altro degli elementi che servono a far capire come, diciamo, lo squadrismo non è una fase del fascismo. Lo squadrismo è la natura stessa, l'identità profonda del fascismo. Ma poi, ed era questa la parte su cui mi volevo soffermare oggi, rimane qualificante del regime. Rimane qualificante del regime sotto più aspetti. Primo, perché in realtà le squadre sono istituzionalizzate attraverso la costituzione della milizia volontaria per la salvezza nazionale. Quindi non sparisce lo squadrismo, addirittura diventa un corpo privato, ma all'interno delle istituzioni dello Stato. Un contropotere, e anche questo è una grande innovazione, il fascismo duplica lo Stato, accanto alla forza pubblica, accanto ai carabinieri che giurano fedeltà al re, abbiamo la milizia che giura fedeltà al duce, quindi un contropotere militare. Ma, ed è l'altro elemento a cui poi vedremo meglio, la violenza non scompare. Non scompare contro gli oppositori e contro i diversi. Il fascismo esercita violenza all'estero, le guerre coloniali, la violenza antislava. Il fascismo è portatore di tutta una serie di conflitti certamente fuori dall'Italia, ma esercita violenza all'interno, con un sistema re repressivo radicato, puntuale, efficace. La polizia politica che acquisisce potere giudicante, il casellario politico centrale che già esisteva fin dai tempi di Crispi e che viene sempre più articolato. Un sistema di carcerazione perpetua una, diciamo, sistematizzazione del sistema delle pene, un rafforzamento del sistema del confino, la reintroduzione della pena di morte e poi la costituzione della polizia segreta, che è uno degli elementi comuni di ogni totalitarismo novecentesco, e questo tipicamente italiano, la
costruzione esponenziale di livelli e sistemi diversi di reti di spie, anche in concorrenza tra di loro, ma che gettano il paese e gli italiani nella consapevolezza di essere costantemente sotto controllo e quindi favoriscono tutto un meccanismo di autocensura nei confronti della popolazione. Perché è evidente che se ciascuno di noi sa di poter essere spiato sul luogo di lavoro, all'osteria, in piazza, in fila per comprare il pane, cercherà di trattenersi da commenti, anche semplicemente da barzellette, da frasi, da battute, da imprecazioni che possono costare l'ingresso in un sistema repressivo incentrato sulla polizia politica, cui sono affidati davvero poteri esponenziali. E qui questa riforma della polizia, poi ha un lungo seguito, ecco qui quando si parla di continuità dello Stato, certamente c'è una continuità anche nell'età repubblicana pesante. C'è un sistema poliziesco che si basa non solo su un potere assoluto sull'imputato, perché appunto il poliziotto ha potere giudicante, ma che basa l'esercizio della propria funzione, diciamo, di controllo e di mantenimento dell'ordine pubblico su intimidazioni, violenze, violabilità del domicilio, controllo della corrispondenza, carcerazione continuativa per chi drammaticamente cade, diciamo, nella repressione fascista. È un sistema questo funzionale non tanto ad arrestare ovviamente tanti oppositori dopo le prime repressioni, dopo ci sono le grandi retate, soprattutto del Partito Comunista, che è l'unico che rimane attivo in Italia, ma poi questo sistema è efficace soprattutto perché intimorisce. Ecco, i sistemi repressivi più efficaci. E l'efficacia del sistema repressivo va misurata non solo, e vorrei dire quasi non tanto, con il numero delle condanne. Una delle riflessioni si fa per dimostrare che il fascismo è buono confrontato al nazismo è sulle condanne a morte o comunque sulla repressione. Ecco, il fascismo ha un sistema di repressione capillare che precede quello nazista e che ha una efficacia radicale proprio perché paralizza il comportamento delle persone, quindi evita il reato stesso e così raggiunge il proprio obiettivo. Ecco, nessuna persona priva di un'identità ideologica, politica radicata si azzarda diciamo, non entrare nelle organizzazioni di regime, a non partecipare alle adunate di piazza, a svolgere, diciamo, un'azione non dico di opposizione, ma di critica nei confronti del regime, sapendo ciò che rischia e vedendo ciò che succede ai pochi oppositori rimasti. Pensate solo il tema della carcerazione continuativa, per cui periodicamente coloro che sono stati condannati per motivi politici vengono ripresi dalla polizia, dai carabinieri, dal partito stesso e riportati in carcere. Pensate questo in un quartiere, in una strada, in un piccolo paese della provincia. Si sa, ci si conosce tutti, si sa che vita grama tocca all'oppositore politico. Carcere, miseria, diffidenza da parte di tutti, perché insomma già farsi vedere a parlare con uno di questi può comportare iniziare a rientrare in un giro di sorveglianza, di diffidenza, esclusione dai lavori pubblici, difficoltà a svolgere professioni indipendenti. Quindi questa
Anche questa è violenza, ecco, bisogna considerare questi aspetti proprio di vita quotidiana per capire la radicalità con cui il fascismo gestisce il paese. E l'altro aspetto fondamentale è che ovviamente chi entra nel sistema repressivo non solo ha tutte queste pene, ma perde tutto il resto, perde soprattutto il lavoro, condizioni di vita adeguate, questo pesa soprattutto se si ha una famiglia, ma soprattutto perde quel regime assistenziale, ricreativo, quello ha fatto cose buone che in realtà, in molta parte in realtà è falso, ma anche per gli aspetti reali che sussistono dall'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, alle colonie per i bambini, ai patti dono per la Befana fascista, queste cose belle, tra virgolette, sono in realtà dei grandi ricatti con i quali il potere mantiene sotto controllo la società e le persone. Non sono diritti che il regime concede agli italiani, sono ricatti con cui, attraverso l'assistenza, sfruttando i bisogni delle persone, si tengono sotto controllo, asserviti alla volontà del regime. E poi, appunto, c'è una violenza che si esercita diciamo, contrasto alla diversità. Il fascismo punta alla realizzazione di una società omogenea, non a caso, dove tutti sono in camicia nera, e quindi la negazione della diversità, che in primo luogo negazione della diversità politica, ovviamente, tanto è vero che l'identità nazionale è schiacciata sull'identità di parte, solo i fascisti sono italiani, quindi chi non è fascista di fatto non è nemmeno più italiano, è negazione di qualsiasi forma di diversità, la negazione dell'omosessualità. L'Italia fascista nega che esista l'omosessualità e semmai persegue gli omosessuali accusandoli di altri reati, ma non riconoscendo un qualcosa che viene a svilire, a compromettere quell'identità virile su cui si fonda invece l'identità del nuovo italiano. E poi la negazione delle diversità etnico-culturali dentro il territorio nazionale e fuori dai confini. Quindi l'antislavismo e il razzismo. L'antisemitismo è il culmine di questo processo. Quindi anche su questo vorrei far riflettere come le leggi razziste contro gli ebrei del 38, che peraltro vengono dopo le leggi razziste contro le popolazioni dell'impero, che nessuno ricorda, perché d'altra parte c'è quel non detto che gli africani un poco inferiori lo siano davvero, e quindi insomma non è che ci si scandalizza troppo, ma quelle leggi razziste contro gli ebrei del 38 non sono un fungo che spunta a sorpresa, sono il culmine di una processo, di una strategia, di una concezione politica di discriminazione del diverso che ha colpito già tutta una serie di soggetti e che trova il suo apice, ovviamente, nella esclusione degli ebrei, compresi quelli che avevano sostenuto il fascismo, dalla società italiana nel 1938, premessa poi del loro annientamento nella fase della Repubblica Sociale. Quindi va tenuto tutto insieme, non si può mai staccare un pezzetto dal tutto. Si rischia anche qui di offrire letture falsate di ciò che il fascismo è stato. Ecco, e poi, e questo è meno noto, le pratiche dello squadrismo permangono anche negli anni del regime, anche con una certa contiguità di, no, di uomini, cioè è meno noto, ovviamente non ce n'è tracce sulla stampa, ovviamente non se ne deve parlare, ma la cosiddetta pedagogia del manganello, come veniva chiamata, parallela al sistema repressivo, rimane sempre, cioè la possibilità che i fascisti vadano a casa di un oppositore e invece che portarlo in galera picchino duramente, sussiste e viene utilizzata nel corso di tutto il ventennio, potendo contare sulla sostanziale impunità.
mantiene, e l'olio di ricino mantiene tutto il suo valore simbolico, se anche non viene poi più usato, però è fortemente richiamato. È l'annientamento psicologico dell'avversario che Mussolini aveva iniziato già dai tempi del giornalismo, denigrandolo a parole sui giornali. Mussolini è uno dei primi che colpisce gli avversari politici nei suoi articoli sui giornali, non denunciandone le idee, ma denigrandone l'aspetto fisico, cioè colpire la persona per ciò che è e non c'è per ciò che pensa. E poi ovviamente l'olio di ricino nella fase dello squadrismo veniva utilizzato in alternativa alle bastonature o a azioni ben più radicali, perché con l'olio di ricino si in qualche modo denigrava la persona che veniva messa in condizioni drammatiche e esposta poi in questa sua situazione di forte disagio, malessere fisico, nelle pubbliche piazze o addirittura portata a giro sui carri, mezzo spogliato, proprio per annientare la dignità della persona. Ecco, questa è la pratica che il fascismo porta avanti. Secondo Matteo Millan, un giovane studioso del fascismo, la violenza quindi è la forma quotidiana del microterrorismo a bassa intensità con cui il fascismo riafferma se stesso ogni giorno su chiunque gli è potenzialmente ostile, favorendo quindi rassegnazione, impotenza, apatia, tanto più perché è legittimato dallo Stato, è lo Stato, si consolida nei simboli dello Stato. E negli anni 30 si assiste poi a un salto di qualità, la violenza come bonifica sociale. Quindi, ripeto, se le leggi antiebraiche sono il culmine, però non si deve dimenticare che c'è un uso sistematico della violenza per eliminare i diversi. Negli anni 30 vengono allontanati, incarcerati, uccisi asociali, vagabondi, alcolizzati, omosessuali, dissidenti religiosi. E nelle colonie non si esita, fin dagli anni 20, a massacrare i civili con i gas perché comunque appartenenti a razze inferiori. La Repubblica Sociale segna l'ultima fase storica del fascismo e è, nel contesto di guerra, ovviamente la riaffermazione massima della sua identità violenta. Se lo era in tempo di pace, figuriamoci. Diciamo, la Repubblica Sociale, fin dall'Assemblea Costitutiva, è segnata dalla violenza, dalla voglia di vendetta, di rabbia. E la notizia dell'assassinio del federale di Ferrara Gino Ghisellini, in realtà vittima degli stessi fascisti per liti interne, porta a una drammatica spedizione punitiva che si conclude a Ferrara con l'uccisione di 17 antifascisti. È questa la matrice del congresso e del nuovo partito fascista repubblicano. La vendetta è l'identità del nuovo partito. Prima di tutto contro i fascisti traditori, cioè quelli che dopo l'8 settembre non hanno ripreso la camicia nera, la tessera, che comunque tutti avevano serenamente abbandonato il 25 luglio, perché a dispetto dello stesso governo Badoglio e degli stessi timorosi esponenti dei partiti conservatori e dei monarchici, caduto Mussolini, erano spariti tutti. Una parte proprio non si ripresenta più, c'è cioè una parte importante del fascismo che non aderisce alla Repubblica Sociale perché ritiene ormai destinata al fallimento, quindi non si vuol compromettere, non è tanto un rinnegare l'esperienza passata, è che con scaltrezza non ci si vuol compromettere, soprattutto nei confronti delle potenze alleate che rapidamente prenderanno il potere. Quindi, e chi invece aderisce alla Repubblica Sociale ha una grande volontà di vendicarsi di questi. Per cui poi il processo di Verona, la fucilazione dei gerarchi traditori, del
dei grandi traditori, cioè Ciano e gli altri che sono catturati e che avevano votato contro Mussolini nel Gran Consiglio, sono il simbolo, la punta però di una tendenza molto più diffusa. E poi ovviamente tutti gli altri, a partire dagli ebrei, identificati come razza nemica e quindi grazie ai censimenti redatti dal regime del 38, cacciati, inseguiti, catturati per essere deportati. C'è semmai un'estensione delle categorie di nemici, e quindi anche della violenza. Per i fascisti repubblichini, i nemici non sono gli alleati, i partigiani, cioè coloro che li combattono in armi, ma tutti coloro che ne hanno di sostegno. Quindi un numero crescente, penitenti, disertori, i loro familiari, i lavoratori che scioperano o che boicottano la produzione, sacerdoti, religiosi, laici, tutti coloro che proteggono i perseguitati ebrei o non ebrei, le donne che, come recita la canzone, non ci vogliono più bene, gli intellettuali chiusi nel silenzio, anche quelli che per anni avevano elogiato il regime. Ma sostanzialmente chiunque non aderisca alla Repubblica Sociale, alle sue direttrici e direttive, diventa un nemico, contro cui si scatena drammatica la violenza anche nei confronti della popolazione, non solo nei confronti di partigiani che subiscono trattamenti come la tortura, l'esposizione dei cadaveri, la foto ricorda la tragica fine dei partigiani a Figline di Prato, proprio nell'imminenza della liberazione di Prato. Corpi della polizia, della RSI, ma vi ricordo che qui a Firenze la Banda Carità è un corpo della polizia della RSI, quindi l'illegalità che è diventata ormai prassi, la brutalità, la tortura, la vendetta, l'uso dei cadaveri in un contesto di guerra che sostanzialmente connota la quotidianità. È l'ultima forma di manifestazione violenta con cui il fascismo terrorizza la popolazione e ritornando come alle origini, è nell'ultimo anno, quando nel giugno del 44 Pavolini e Mussolini decidono la trasformazione del partito in brigate armate, le cosiddette brigate nere. E lì è il compimento di un cerchio, e non c'è più la politica, c'è solo la violenza. Loro agiscono solo come soggetto violento contro la popolazione, che non li sostiene. E anche all'interno di quella drammatica realtà che sono le stragi dei civili, non solo c'è certamente una presenza fascista in molte stragi compiute dai nazisti, a partire da Sant'Anna di Stazzema, in un ruolo di guide e di diciamo facilitatori, ma ci sono stragi direttamente, compiutamente svolte solo dai fascisti, come nella nostra regione la strage di Vinca, che è compiuta con la distruzione del paese di Vinca, il massacro della popolazione compiuto solo dai fascisti. Quindi ecco perché il fascismo, e con questo chiudo, diciamo, trova davvero nella violenza la sua esperienza storica, la sua identità dagli esordi alla fine, e incrudelisce la realtà della guerra civile, portandola alle estreme conseguenze. Ed è la violenza anche il lascito, accanto alla memoria buona del Duce, l'altro lascito che rimane e che passa alle successive fasi storiche, per cui se il fascismo storico si conclude nella primavera del 45, emerge subito una nuova pagina di storia, che è quella del neofascismo, che vede la costituzione di movimenti terroristici nelle regioni meridionali fin già nei mesi, diciamo, della lotta di liberazione, che poi agiranno prepotentemente già nei primi anni della Repubblica. Ecco, la dimensione armata e la dimensione della lotta armata rimarrà una caratteristica di fondo della storia del neofascismo italiano e a livello identitario di tutti
tutta quella storia e a livello pratico e funzionale delle sue componenti più estremiste e che, come ormai sentenze della magistratura hanno evidenziato, sono stati parte della strategia stragista con cui si è tentato dalla fine degli anni 60 di rovesciare la Repubblica e favorire una svolta autoritaria sul modello greco. Quindi diciamo che conoscere bene questo aspetto repressivo, violento dell'identità del fascismo storico, diciamo, aiuta anche a capire la storia successiva e a non dimenticare, perché recentemente se ne sono state letture, diciamo, un po', diciamo, discutibili, dimenticare che cosa abbia rappresentato il neofascismo nella storia della Repubblica. Ecco, non certo, una storia di una minoranza pacifica, ma piuttosto la storia di un costante pungolo alla stabilità delle istituzioni, non per scelta degli altri, ma per vocazione e volontà dei suoi stessi protagonisti. Bene, e con questo mi fermo qua e dovrei, ecco, ecco, perfetto, sono riuscito a levare la condivisione, quindi così almeno siamo ritornati, vi vedo tutti e a questo punto, insomma, manca poco alla conclusione, ma se c'è qualche domanda, nei limiti che posso, insomma, lascio a voi la parola. Allora, buonasera Matteo, sono Grazia Gelbi, Luigi è dovuto andare via, quindi ho preso un attimo, insomma, il suo posto. Nella chat c'è una domanda della professoressa Pirozzi, che riguarda il primo modulo. La leggo. A tutti. Dunque, quanto nella riabilitazione post-bellica della figura di Mussolini ha influito la longa manus statunitense? In quegli anni, in preda all'isteria maccartista, con i suoi disegni di controllo e manipolazione dell'opinione pubblica e della politica italiana, quanto la stessa classe dirigente italiana, nata per l'appunto dall'esperienza della resistenza e dell'opposizione al fascismo, riusciva a convivere con le incoerenze di questa riabilitazione nostalgica a mezzo stampa? Questa è una domanda sulla chat. Sì, servirebbero ricerche perché in realtà questi temi, e non è un caso, non sono molto studiati. Insomma, queste ricerche sui giornali sono di un paio di pubblicazioni, insomma, anche ora di qualche anno fa, ma insomma, non è stato fatto grande attenzione a questo aspetto. Ma io non credo, cioè l'elemento politico, e su cui quindi certamente anche la propaganda statunitense, o comunque l'influenza statunitense più che la propaganda, ha influenzato, è l'anticomunismo. Su quello sicuramente. Indirettamente questo spinge una parte del paese a guardare al passato. Però in quegli anni è soprattutto un'azione culturale, perché poi bisognerebbe molto riflettere sulle cosiddette egemonie culturali, cioè c'è sicuramente stata un'egemonia dell'alta cultura, però insomma, nel senso comune fa cultura molto di più gente, ecco, di un libro di filosofia o degli scritti di Gramsci, che non credo, al di là dei da allora iscritti al PC, molti abbiano letto. Quindi credo no, fosse proprio un'azione propria, autoctona, di una componente conservatrice presente nel paese e interessata a quella riabilitazione. Quindi sia a livello politico, sia a livello quasi proprio esistenziale. Cioè,
non bisogna trascurare che c'è una parte importante dell'Italia che non solo ha creduto, ma si è trovata bene nel fascismo, riconosce quell'identità e che ovviamente dopo guerra è spaesata, certo ha un punto di riferimento delle forze moderate, ma non fino in fondo. Ecco. E soprattutto, penso dall'inizio degli anni 60 in poi, vedo una società italiana che sta radicalmente cambiando e quindi c'è chi manifesta per il cambiamento, c'è chi nelle proprie case rimpiange invece un sistema di valori e un sistema di consuetudini che vanno a perdersi. Quindi io, no, diciamo, direi così, che certamente l'anticomunismo e quindi l'ostracismo del PC, eccetera, ovviamente concorre a favorire, ma che c'è proprio una vocazione autoctona, senza la quale non si può capire, quello che c'è. Sì, ora leggevo in chat, c'è non solo elementi, ora Gelli, elementi di continuità anche biografici, Gelli certamente, ma anche qui invito a guardare più nel senso diffuso, non tanto i nomi più connotati, ma per la difficile costruzione della democrazia in questo paese si scontra sul fatto che polizia, magistratura, forze armate, prefetti, questori, l'apparato dello Stato è un apparato forgiato dal fascismo. Ci vorrà decenni, passaggio di generazioni, per una lenta operazione di democratizzazione del paese che raggiunge livelli, strati importanti della popolazione che non è totalizzante, cioè rimangono ovviamente parti del paese ancorate al passato. Tanto più perché di quel passato, attraverso proprio il mito del Duce, se ne dà una visione, vorrei dire, umanizzata, non politicizzata. Per questa, il mito del Mussolini uomo è il cavallo di Troia attraverso cui poi riuscirà molto dopo un mito del politico, anche in decenni in cui certamente nessuno l'avrebbe tirato fuori politicamente, se non la minoranza del movimento sociale italiano, però passa la figura bonaria. Ecco. Se qualcun altro vuole fare delle domande, può farle anche direttamente, riaccendendo anche il microfono e farle direttamente, insomma, senza problemi. Allora, a questo punto direi che siamo quasi alle ore 19, quindi se non c'è nessuno, si potrebbe anche concludere questo primo incontro, questa prima lezione, e dandovi appuntamento a tutti per la prossima, che è il 7 febbraio, martedì 7 febbraio, che avrà come argomento la guerra fascista dal 1940 al 1943, sempre con la presenza del professor Mazzoni. E quindi ringrazio tutti voi per la presenza, ringrazio il Comune, ringrazio Patrizia Zanaga per il supporto tecnico importantissimo. E ci vediamo martedì 7 febbraio, per il prossimo incontro. Arrivederci a tutti.